È un'altra domanda che mi fate in tanti. Vi faccio vedere quali sono quelle che uso di più io, quelle che uso sempre. Questa qui, sempre, tutti i giorni, ci faccio 100 ml alla settimana dal di qua. Vaporesso Target 200, ragazzi. Vaporesso Target 200. Fantastic. Vaporesso Target 200, un grandissimo prodotto. Veramente. Non ho niente da dire su questo prodotto perché funziona davvero da Dio, è anche resistente, potete vedere tutti i graffi, le volte che ha sbattuto per terra. Poi un altro prodotto che uso più di tutti, ragazzi, è questa qui, la Pulse 2. Della Pulse 2 avevo fatto il video, era su Twitch, adesso non c'è più. Però ragazzi, Pulse 2, adesso dentro c'è tutta la polvere, i peli e tutto il resto, però funziona con le 21700, per togliere le 21700 dovete cavare tutti e due gli sportelli. Io sopra ci tengo montato lo sprint di Luca Creation ed anche un serbatoio bello capiente, perché qui mi sembra che siamo sugli 8-9 ml, una roba del genere. Quindi questa qui vi dura veramente un botto. E ragazzi, per me questo qui è uno dei circuiti con la miglior gestione batteria che si possa trovare in una box BF, perché la batteria vi dura veramente un botto. Come potete vedere, io lo uso in volt a 3,8 volt con una resistenza a 0,88 ohm. Fantastica, questa veramente, veramente fantastica. Anche questa potete vedere che è strausata, ha preso un botto di svettole, mi è caduta tantissime volte, continua assolutamente a funzionare, quindi non ha problemi di nessun tipo, ragazzi, ok? Anche questo qui è davvero, davvero, davvero un ottimo prodotto. Per dire, per chi di voi fosse interessato, queste sono le dimensioni, vedete, 28,01 x 54,7, dai, siamo sui 55, alta 88,26, ok? L'atomizzatore che monto io, ragazzi, è un 22 preciso, ok? 22,03. Ragazzi, questa qui è la roba che io uso più di tutte. Una, due. Poi ogni tanto gli mettiamo anche quella di Vaporart che non ho qui. Ecco, questa qui, ragazzi, la Wenax, è un altro prodotto interessante. Prima ve l'ho fatto vedere, un attimo che col nero sotto non mi mette a fuoco come dico io. Prima ve l'ho fatto vedere, questo qui è un altro prodotto, ragazzi, di tutto rispetto, ok? Poi questa qui anche è un altro gran prodottino. Basta, basta, non c'è veramente nient'altro, ragazzi, perché bene o male adesso non uso più niente. Ecco, un'altra interessante, volendo, potrebbe essere questa che ce l'ho ancora fuori, è la Vaporesso Target T80. Però questa qui in realtà, con l'uscita di questa, perde un po' di significato. Cioè dopo qui dovete guardare l'estetica. Adesso vi faccio una comparazione, dei due prodotti, vedete, qui la differenza, ragazzi, la fa totalmente l'estetica e basta. Anzi, c'è da dire una cosa. Questi pot tank hanno delle resistenze proprietarie che sì, funzionano bene, ma non sono paragonabili all'high tank 5 ml. E per me è più comodo usare l'high tank 5 ml per un semplice fatto che con l'high tank 5 ml, avendo un altro high tank e ancora un altro high tank che tengo montato su questa di qua, con un set di resistenze praticamente, ragazzi, copro tutte le mie esigenze, no? Quindi ragazzi, questa qui è la roba che uso più di tutto al momento. Poi abbiamo questa, quella di Vaporart che adesso non ho qui, e abbiamo, ragazzi, questa qua. Allora, io tutti i giorni vado in giro con queste due. Proprio queste qui sono quelle che porto fuori casa, assolutamente sempre. Cioè queste sono sempre con me. Poi quando vado in live svapo anche con questa, oppure alterno anche con questa, ma qui dipende dalla batteria, ok? Perché qui dentro ci tengo dei liquidi all'ice, qui ho l'umiltè e qui, ragazzi, ho i liquidi al tabacco. Questo è quanto. Perciò, ragazzi, io quello che vi dovevo dire sulle sigarette elettroniche migliori di adesso e quelle che sono quelle che io uso più di tutti ve l'ho detto. Tra l'altro, senza volerlo, praticamente il discorso qual è? Che Vaporesso è quella che sta spadroneggiando al momento, ok? Perché io sto usando praticamente tutto Vaporesso. Questa qui, ragazzi, è la X-Ros Nano. Qui dentro ci sono 1000 mAh. 1000 mAh sono tantissimi qui dentro, eh. Tra l'altro dentro il liquido di Carrara è veramente molto buono.
Ci puoi dire qualche atomizzatore buono che non costi troppo? Ti riguardi sto video, hai capito? Ti riguardi sto video perché gli dico sto video. Soprattutto perché ormai gli atomizzatori a testine intercambiabili vanno quasi tutti uguali. Primo su tutti per me comunque l'iTank, però ce ne sono anche altri che gli vanno dietro. E basta, io da guancia ragazzi adesso uso solo ed esclusivamente l'unico rigenerabile che ho e che continuerò ad usare è quello di Luca Griescio. Basta, lo sprint, stop. Meccanici non ne uso assolutamente più, perché non ho bisogno di usarli, perché non ho lo sbattimento di usarli, perché non mi va di usarli, perché tante cose. Ah, una su tutti ragazzi, ovviamente, c'è la Kiwi. La Kiwi rimane una regina incontrastata, ok? Per incominciare a svappare, smettere di fumare e anche smettere di svappare, perché con questa fondamentalmente siete a posto, ok? Kiwi, una garanzia. Ci vediamo tra 5 minuti su Elden Ring e che lo svappo sia con voi. Ciao ragazzi.